È una città cicciona. No, una babà. Appunta. È una città a sud, capito? Il Cairo. Sono andato troppo a sud. Risalgo. Bari. Ancona. Napoli secondo estratto, X Roma secondo estratto. Napoli, ho indovinato, Napoli, mamma mia. Allora, cantante napoletano, mi indichi, ombra, mi indichi il colore dei suoi capelli. Prima erano in un modo, ora sono leggermente diversi. Parecchio tempo fa aveva i capelli, si mette un momento di profilo, si mette un momento di... Era un re con la corona. Però il taglio è questo. E prima erano neri scuri. No. Biondi. Ha fatto molti film lei. Sì. Una maglietta, un jeans se l'hai mai messi? Eh? Ha fatto tanti film, ha fatto tante cose in televisione. È un numero uno della canzone napoletana e non solo. Perché adesso è riuscito a fondere tante atmosfere diverse. Io ho capito, voi avete capito? Melania è la nipote di Nino D'Angelo! Qua c'è la tua nipotina Melania. Buonasera. Io ti porto i saluti di tutta Napoli. Me lo immagino. E non solo. Napoli. Un bacio. Sì. Senti Nino, ben arrivato, tutto a posto. Questa è proprio tua nipote? Questa è mia nipote. È la... tua nipote? Sì. E sarebbe diciamo, è la figlia di mio cugino, ma noi siamo fratelli perché... Come cugino siete fratelli? Ti spiego, perché lei è la figlia di Lello Ascolese, sì, che è mio cugino, però io sono vissuto con la madre tanti anni, quindi è come se fosse fratello. Quindi siete cresciuti insieme, sì, col suo papà. Sì. Allora, io ci credo a queste cose, però fino a un certo punto. Vabbè, a Napoli, esperto di Napoli, Lucio Caizzi, si è mosso molto bene da quelle parti per verificare, da buon Sherlock Holmes, se realmente Melania è la nipote di Nino D'Angelo. Vediamo. Carlo, sono sulle tracce di Melania D'Angelo, una bimba di 10 anni che non solo ha la passione per la danza, ma dice anche di essere la nipote di Nino D'Angelo. Questa è la quinta B? Sì! Lei la spinge più a studiare o a ballare? Io come maestra italiano la spingo a studiare, però nel ballo è anche brava nel ballo. Melania, da quanto tempo si allena qua? Era piccolissima. Ma è vero che Melania è la nipote di Nino D'Angelo? Sì. Vediamo la somiglianza. Ma sono più alti, sicuro. Ma è vero che ha raccomandato la nipote Melania? Sì, la ballerina. È molto brava. Ascolese. Ma Ascolese Ferile. Ascolese Finizio. Ascolese Cocuzza. Famiglia Ascolese. Sì. Ah, allora. Specifichiamo bene la cosa. Esatto, bravo. Io la mamma di Nino D'Angelo e la mamma di Lello, il papà di Melania, sono sorelle. La nonna, quindi è lei la mamma di? Di... La mamma di... La mamma. Quanti figli? La mamma. Il cugino di Nino D'Angelo, chi è, per esempio? Lello. Una cosa sicura lei è la mamma... La mamma di Melania. Di Melania, che è sposata con? Lello. Lello, che sarebbe il? Papà di Melania. Melania è davvero la nipote di Nino D'Angelo, lo dicono pure loro che sono i parenti, e sono tanti. Quindi Melania è... Comandata! Quanti parenti! Quindi sei una grande ballerina, Melania. Così dicono, adesso ti mettiamo alla prova. Quindi tu canterai e lei ballerà. Sì, però lei... Io non sono potuto andarla a prendere io, l'ha dovuto accompagnare il papà. Ah, va bene. Sì, che lo facciamo passare pure perché anche lui balla. Anche il papà balla. Sì. Vabbè, allora entri il papà che si chiama Raffaele. Raffaele. Eccolo qua, vai Raffaele. È arrivato, è il papà di Melania. Sì, Lello. Nonché fratello praticamente, cugino fratello di Nino. Sì. Balla bene? Sì, abbastanza. Beh, vada in posizione allora. Perfetto, allora a questo punto... No, Carlo, scusami, siccome mio cugino non si vergogna,
La sorella era uscita, gli è rimasta la bambina a casa sua, sì. Si è dovuto portare pure la bambina. Ah, va bene. Sì, Assunta. Quindi si chiama. Chiamiamo anche l'altra, che è Assunta, Assunta! Eccola qua! Ah, guardala lì! Buonasera Assunta, ben arrivata! Assunta, come stai? Bene. Ben arrivata, da dove vieni? Da Napoli. E saresti la... va bene, ok. Cosa fai nella vita? Studio, vado in palestra, cose varie. Fidanzata? No. Cerchi fidanzato? No, mai. Mai? No. Come mai sei così certa? Mai, proprio rigorosa, mai. Perché è brutto quando una persona ha il fidanzato è geloso, invece tu stai da sola con le amiche e puoi fare quello che vuoi tu. Ma quanti anni hai? 8 anni. 8 anni? Continua così, vai. Speriamo che cambi. Ah, adesso, ha capito tu. Comunque a questo punto abbiamo i ballerini, lei, possiamo... No, siccome loro sono mie nipote, poi c'erano altre nipote mie che volevano venire, per esempio ci sta Rosaria, vieni Rosaria. Rosaria? Venga Rosaria, venga, venga. Sera Rosaria. Buonasera, come va? Guarda che begli occhi, gli stessi, di famiglia. Guarda. Cosa fai nella vita Rosaria? Studio. Studi, quanti anni hai? 16. La pensi come Assunta? Quasi. Meno male, così si cambia in famiglia. Accomodati là. Beh, a questo punto ci siete tutti. No, 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 no. Se, scusa, se mi sono portata lei, la sorella che facevo? La rimaneva a casa. C'è la anche sorella. C'è Milly. Chi è? Milly. Milly. Sorellina. Milly, cosa fai nella vita? Studio. Studi. Sei parente anche te, tutto davanti. Balli? Sì. Vai, accomodati. Oh, a questo punto mi sembra che il gruppo di ballo sia... No, scusa, siccome questi sono tutti dalla parte di mamma, ecco. Ho dovuto far vedere di portare qualcuno dalla parte di papà. Lo dicevo io. Vieni, Brigida, vieni. Dalla parte di papà. Brigida, tu saresti la zia della cugina del fratello, tutto bene. Cosa fai, sì. Studi una vita? Sì. Balli bene? Sì. Vai, ci mancava una ballerina, vai. Ci siamo. No, poi ci serviva l'autista del furgone, perché sono venuto col furgone, no? E c'era una mia cugina che c'ha il furgone proprio. Preciso, per portare i parenti. Si chiama Concetta, Titina. Concetta! Ben arrivata. Hai fatto buon viaggio? Sì, hai guidato bene? Scusa, Concetta. Che ci sono altri parenti là. Carlo, che stai dicendo? Basta. No, volevo sapere perché se c'era... spartato, che no, la famiglia è la famiglia. No, tranquillo. Prego, accomodati. No, mi informavo... No, la famiglia è la famiglia. Allora, io prendo il microfono di Milano. Siamo a posto, ci siete tutti? Ci sono tutti. Allora, tu canterai. Io canterò per loro e loro... Maria, che tutti conosciamo Maria. Molto bene. E loro hanno fatto un ballo su questa Ecco, canzone. Devo dire che la coreografia l'hanno proprio organizzata loro. Hanno deciso loro, Melania e Company, dirò così, Melania e Company, vieni, accomodi, metti la tua posizione, tutto a posto, ci siete tutti? Sì. Mi sembra, Melania, sei a posto? Scusate, ma devo chiedere a colei che mi sembra molto decisa in famiglia, va tutto bene? Insomma? Manca qualcosa? No, ho paura un poco, però non manca niente. Guarda, Assunta, che questo applauso va via la paura! Vai, musica! Ma che me fate, rimba che me fate, carezza l'uomo che ma si ne fate, ma che me fate, rimba che me fate, ma
Sentire a caldo un'impressione. Chelsea, ancora? Allora, com'è andata questa performance? Che voto ti dai? Tanto, tanto. Sei stata brava. Aspetta che ce l'hai, vuol dire qualcosa, scusa, eh. Dimmi. Non abbiamo voti. Non avete voti, da quanto siete bravi? Però voglio dire solo una cosa. Dì, fai pure, guarda, io. Dimmi. Allora. Aspetta. Sì. Fai, tanto. Voglio dire solo che siamo state brave e che seppure non vinciamo, questo gioco è stato divertente. Ah! Però... La mamma piange. Ma scusami. La mamma si è emozionata. Fai vedere, qual è la mamma? Dove sono? Qual è la mamma? Ah, eccola lì. Hai capito? Altri parenti! Sì, verranno la prossima volta! Ah! Senti, ma però tu non è che devi dire, ah, guarda la mamma come piange, cioè Melania! Si è commossa, perché siete stati bravi. Volevo dire, la prossima volta, nel prossimo programma... Già si è prenotata la zia, la ecco, volevo dirti, cioè, veniamo direttamente noi a casa tua, abbiamo Nino. Fatto i ballerini, facciamo i balleroni. Ecco, ma veniamo noi da te direttamente. Sì, facciamo lo spettacolo. Allora, per votare Melania e Company... 16477, poi dopo l'indicazione dell'operatore elettronico digitate il numero 1, va bene? Per votare questa meravigliosa famiglia. Grazie, accomodatevi là. A dopo. Se ho bisogno di qualcosa o se c'è qualcosa che non va, Assunta? Non c'è problema. Mi dai una mano casomai, se avessi bisogno di qualcosa? No. Eh? Mi devo andare a sedere. Come? Tu? Mi devi andare a sedere, certo, c'è un'ombra adesso. Guardo l'ombra, poi, Sì. Se ho bisogno di qualcosa e se tu vuoi intervenire, alzi la mano e ciao. Poi. Ciao. Ciao, figurati. Ciao. Ah, è bene avere delle assistenti così attente che osservano. Primo posto, con ben il 52% dei voti, vince questa puntata dei raccomandati Melania e tutti i parenti di Rino D'Angelo. A giovedì prossimo, la linea va a Bruno Vespa. Porta a porta, una puntata dedicata all'anima. A giovedì prossimo. Ciao! Grazie a tutti! Io sono un giovane e voglio contare.